Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla quarta edizione di Impulsi di Musica, un concerto evento ormai appuntamento istituzionalizzato e cardine nel programma degli eventi invernali e che dà inizio al periodo natalizio, delle festività natalizie. Impulsi di Musica è un concentrato di amicizia, amore per la musica, arte e solidarietà. Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale, sempre presente e attenta a tutti gli eventi del territorio. Ringraziamo l'Avis di Casalbordino, organizzatore dell'evento, insieme al resto dell'organizzazione, capitanata direi e coadiuvata dall'infaticabile Paolo Pasquini. Sottolineiamo che Paolo è anche ideatore di questo evento, di questo concerto. Ringraziamo gli sponsor che poi saranno ringraziati uno a uno. Ringraziamo in modo particolare la Protezione Civile che nel territorio veramente dà servizi direi inestimabili. Sia nel territorio di Casalbordino sia in tutto Abruzzo. Niente, adesso un saluto particolare va anche ad Andrea Sciarretta, papà di Noemi e responsabile dell'associazione Progetto Noemi, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le ASL e gli operatori sanitari sulla conoscenza dell'atrofia muscolare spinale, malattia genetica rara. Obiettivo non soltanto quello di far conoscere questa malattia, ma obiettivo è anche quello di sostenere la ricerca, di aiutare le famiglie che hanno la stessa problematica. E quindi aiutando sia psicologicamente che economicamente queste famiglie. Niente, adesso invito sul palco. Ah, scusate, c'è un piccolo siparietto. Ci tenevamo a precisare, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, Domenico Di Risio, se vi ricordate l'anno scorso era con noi qui sul palco, scusate l'emozione. Ed ora è qui al telefono che vi saluta a tutti. Domenico, sei in viva voce. Facciamo un applauso a questi ragazzi, dai. Domenico, grazie di questa chiamata. Questo per me deve essere uno sprono a fare bene. Mi auguro. Non l'ho fatto in tempo. Adesso è lì con voi. Non fa niente Domenico, sarà per il prossimo anno, tu e Massimo, dai, ci farete compagnia. L'anno prossimo, l'importante è che se la chiami bene Massimo. Non è chiaro perché è timido. Sono timido. Tanti auguri a te Domenico. Domenico, grazie, buona serata, un abbraccio. Domenico ci ha giocato un brutto scherzo quest'anno e purtroppo... Niente, mi hanno coinvolto in questa bellissima cosa comunque. Grazie a Siberio, comunque ho un anno di capelli pagati, giusto? Taglio pagato. Niente, adesso invitiamo Antonio, il dottor Antonio Angelucci, presidente dell'Avis Comunale di Casalbordino, che per la consegna di una borsa di studio. Antonio, ti cedo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. E grazie per essere intervenuti a questa serata fatta di eccellenze casalesi e di paesi limitrofi, eccellenze musicali, ragazzi che mettono a disposizione la propria passione, il proprio tempo per raggiungere fondamentalmente uno scopo solidaristico. Vi ricordo che l'incasso della serata dell'anno scorso è stato totalmente donato alla Croce Rossa in parte, alla Protezione Civile, al progetto Noemi di Andrea Sciarretta, con il quale ormai siamo di famiglia, abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, e per il resto, per la gran parte, all'acquisto di 9 lavagne luminose che sono state donate alla scuola media di Casalbordino. E quindi...
totalmente a disposizione dei ragazzi del nostro paese. Quest'anno, unitamente alle eccellenze musicali, abbiamo voluto ritagliare un piccolo spazio, diciamo, a un'eccellenza scolastica, perché la Visca Salbordino ha istituito una borsa di studio per studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico passato. La borsa di studio è intitolata a Ugo Zimarino, al compianto Ugo Zimarino, che praticamente... che per molti anni ha ricoperto dei ruoli direttivi all'interno della Visca Salbordino, per ricordarne appunto il suo impegno sociale e all'interno dell'Avis e all'interno delle più disparate associazioni che operano sul territorio di Casalbordino, dal teatro allo sport, via dicendo, perché lui era veramente presente dappertutto. Quindi vogliamo che il suo ricordo sia da sprono, soprattutto per i giovani, che a questo punto, vista la numerosa presenza e partecipazione, devo dire che hanno colto in pieno il suo messaggio, che era sempre quello di mettersi a disposizione degli altri e aiutare il prossimo. Invito per la premiazione Ludovica Zimarino a raggiungermi sul palco, l'assessore Carla Zinni all'istruzione del comune di Casalbordino, in modo da procedere alla consegna della pergamena. Allora invitiamo innanzitutto Paolo Di Filippo, che ha conseguito il diploma al liceo scientifico Mattioli di Vasto con una votazione di 100 centesimi, quindi veramente un'eccellenza casalese top. A Paolo Di Filippo, per aver conseguito il diploma di scuola media superiore, liceo scientifico Mattioli Vasto, nell'anno scolastico 2016-2017, con il risultato di 100 su 100. Signore e signori, buonasera. A questo punto posso dare inizio alla serata. Ancora qualche minuto dove prepariamo chitarre e robe varie. Rimanete con noi. La parola da parte dell'assessore all'istruzione del comune di Casalbordino, Carla Zinni. Grazie Antonio, grazie a voi tutti per essere qui. Sono davvero felice che l'Avis abbia portato avanti quello che abbiamo portato avanti anche noi come amministrazione, perché forse molti di voi non sanno che il 28 ottobre scorso per la prima volta è stata istituita al comune di Casalbordino la giornata dell'onore al merito. Tant'è vero che Paolo non è nuovo alla borsa di studio, perché ha vinto anche il premio, ovvero una borsa di studio di euro 250 che l'amministrazione comunale ha voluto donare a lui come ad altri ragazzi di Casalbordino che si sono diplomati con 100 su 100. E anche Ludovica, che è qui presente, abbiamo voluto premiare i ragazzi della terza media che hanno preso una votazione altissima, che è quella di 10, e si sono distinti per questo. Quindi vi ringrazio, l'amministrazione comunale, il comune di Casalbordino cercherà sempre di essere in collaborazione massima con voi e vi auguro una buona serata. Grazie. Thank you.
Guarda come
Siamo fiamme nel cielo, là qui in mezzo al buio. We want to stay up by ya. La palla morena, sotto questa luna piena. Stasera qualche cosa ti tocca, un cuore d'oro sei il cuore di un santo, per così poco me la merito tanto. Baby, the night is on fire, siamo fiamme del cielo, scandalo nel buio. Want to stay up, baila, baila sotto questa luna piena. Davasto, alla mia sinistra Luigi Presenza, Debora, un grande amico Silverio e al tastiere Simone Giuliani. Adesso è il momento di presentarvi un grande amico che vi farà sentire due grandi brani della musica rock internazionale. Vieni avanti Luca, lui da Lanciano, suonerà per voi due colossi della musica internazionale. Hotel California, Cocaine di Eric Clapton, accompagnati dal grandissimo Francesco Marchesani, che è qui da qualche parte. Buonasera, grazie. Volevo dedicare questa canzone a mia mamma che ieri ha fatto il compleanno. Thank you.
The pizza shop was all nice, she said. We are Dodgers, princess in heaven, the smile of the justifies. And the candleful is there, it's on the way to the night. And the shade of the ship is night, but then it just got the best. Last night I remember, I was running out the door. I had to find a passage by to the place I was before. Relax at the nightmare, we have forgotten to receive. You can chat all the time you like, you can have a ogni anno sono sempre più bravissimi. Questo pezzo lo vogliamo dedicare anche a Domenico Gianco di Risio. Un bocca al lupo per il suo momento, che sicuramente lui è uno che quando cade si sa rialzare sempre forte. Prossimo brano che vi facciamo ascoltare è un grande classico di Eric Clapton, uno dei pezzi preferiti da Paolo, Cocaine. Thank you.
lies, you don't lies, you don't lies, cocaine. Adesso passiamo a un po' di voci soliste. Invito ad entrare Carla Dalicarnasso, 15 anni, è la più giovane ad esibirsi questa sera qui a Casal Bordino e sarà accompagnata da Luca, giusto? Ci vuoi presentare tu i brani che esibirai? Faccio Perfect di Ed Sheeran e Hey Jude dei Beatles. Un applauso veramente di incoraggiamento e in bocca al lupo. I give you up this time.
older than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I share a role. Well, I found a girl to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children over all. Yes, it gives me so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in eyes. Maybe I'm song. When you say you looked a mess, I whisper underneath my breath, you were it, darling, you look perfect tonight. thank you.
Bravissima Carla, bravo Luca. Adesso passiamo a una voce, secondo me, splendida. Non me ne vogliono le altre o gli altri, ma l'anno scorso in sala mi sono venuti i brividi. È una casalese, 20 anni, Vittoria Carosella. Passata? Là dietro è un'emozione incredibile, tutti quanti che tremano, io per primo, comunque. Niente. Allora, Vittoria ci canterà due brani di... No! Lo scopriremo solo ascoltando. Grazie, buonasera. Vai Skinny! Yeah.
cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Questa canzone è ricorda di un angelo volato via mamma.
Albi, tutto molto bene, molto bello. Grazie alla band. Paolo, qualcosa? Allora, da Casalese a Casalese, la giovanissima, 16 anni, Costanza Caruso. Allora, io devo farti complimenti perché hai scelto due brani tosti. Allora, il primo è La guerra di Piero, di De André. Il secondo è You Make Me Feel, di Aretha Franklin. Perfetto. In bocca al lupo. Un applauso. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano le luci argentate, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era inverno, e come gli altri verso l'inverno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia alla neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti una voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparali ora e dopo un colpo sparali ancora, fino a che tu non lo vedrai e sangue cadere a terra e coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte al cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgessi in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgessi in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi un fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono papaveri rossi. Grazie. Direi un grande applauso a Costanza che adesso vi farà sentire forse il più bel brano della musica.
uno dei brani di Aretha Franklin, un brano dove ci vuole molto coraggio perché è difficile ed è uno di quei pochi brani dove c'è bisogno di animo. Quindi Costanza ha un compito molto difficile, fategli un grande applauso mentre prepara la sua tastiera. Questo è il bello della diretta, un ottimo che ti aiuta. Grazie ancora. Prova. Looking out in the morning rain, I used to feel so inspired. I didn't know I have to face another day. It make me feel so tired. The day before I met you, life was so unkind, but you the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. My soul was in the lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what's wrong with me till your kiss have me name it. Passiamo a Vasto, invito a raggiungermi Francesco Di Giorgio. Nove anni, da Vasto, sei anche cantatore, no? Okay. Oggi ci propone, stasera ci proponi due brani di musica pop moderna, ok? Vuoi presentarli tu? Il primo brano che sto per presentarvi è un brano di Michele Bravi.
e si chiama La vita e la felicità, e il secondo brano è Nel posto più lontano, una cover del brano di Emma che abbiamo riarrangiato io e il mio maestro con tutto lo staff in... Perfetto, ma come mai sei qui stasera? C'è una motivazione particolare? C'è una motivazione particolare perché quando mi esibì a Vasso, al teatro, Paolo era presente, ascoltò la mia voce e disse allora portaci la tua voce anche a casa al Bordino. E mi ha fatto un sacco piacere. Allora, aspettiamo una grossa performance. In bocca al lupo. Still now.
penso per cui farti un gran rumore. Troppo stanche, si fa prima ad accettare tante piccole illusioni per sentire un gran calore. Se potessi rendere fuoco i tuoi santi posti spenti, bruceremo lentamente abbracciandoci ai fossi nella terra a trovar pace. Ma se mi presti l'aria potrei soffiarti altrove, ma anche il posto più lontano poi saprebbe chi trovare. In grado di raggiungerti in silenzio per cui farti un gran rumore. Quando il vento arriva caldo e dentro è freddo. Ma se mi presti altrove, ma anche il posto più lontano poi saprebbe chi trovare per costringerti a tornare. Di certo sarò in grado di raggiungerti in silenzio per poi farti un gran rumore. Quando il vento arriva caldo e dentro è Francesco. Adesso invito una ragazza di 18 anni che canta molto bene, Nicoletta Lanza. Ciao Nicoletta, come stai? Passato. Allora, niente, facciamo un applauso a Nicoletta. Allora, Nicoletta ci canterà un brano di un grande della musica italiana, Pino Daniele, con Io per lei, e successivamente canterà Happier di Ed Sheeran. A te. Sì. Tell me one day I feel it too.
of you. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, but my darling, I'm still alone with you. Thank you.
prossimo. Grazie Nicoletta, grazie Luigi, Deborah, Giulio e Simone. Adesso ci sarà una piccola sorpresa per voi, perché è un fuori programma e voglio chiamare sul palco di nuovo Carla, che non so, ha deciso all'ultimo momento di cantare queste due canzoni. Forse le vuoi dedicare alla mamma, al papà. Ma questa non è l'unica sorpresa, perché la prossima canzone accoglierà su questo palco un grande musicista di Casalbordino, un grande amico, amico di tutti. Ascoltate, voglio che fate un grande applauso a Carla, perché forse non tutti lo sanno, ma lei è la prima volta che si esibisce in pubblico e ha solo 15 anni.
under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Siamo sul palco un grande artista, Domenico Mancini. Grazie, buonasera a tutti. Paolo, sei troppo troppo gentile. Sono felicissimo di essere qui questa sera. Mi aveva invitato anche nelle edizioni precedenti, purtroppo non potevo esserci e quest'anno mi fa veramente molto piacere essere presente. E purtroppo non abbiamo avuto di provare praticamente nulla, però per me è un grandissimo piacere suonare con i miei compaesani. Mi rendo conto di aver messo su qualche capello bianco e vedere tutti questi ragazzi suonare mi riempie di piacere, però mi fa capire anche che però fortunatamente c'è anche Silverio, quindi riusciamo a mediare un po' con il tempo anche altri. E non so cosa suonerò, cosa suoneremo, ma mi fa così piacere suonare con, ripeto, con i miei amici di Casalbordino che penso che rimarrò sul palco fino a domani, non lo so. Comunque volevo ringraziare tanto Paolo, volevo ringraziare l'Avis, volevo ringraziare il comune di Casalbordino, si stanno veramente prodigando tutti per questo paese e a me fa immensamente piacere perché ci tengo tantissimo. Però la cosa più importante soprattutto è chi viene ad ascoltare i concerti, in questo caso ancora di più perché servono fondi per raccogliere fondi, scusate il gioco di parole, quindi un applauso più grande lo farei fatto da voi per voi, perché se non ci siete voi qui noi contiamo ben poco, quindi veramente grazie, grazie, grazie e buon proseguimento a tutti, grazie. Thank you.
tantissime emozioni. Adesso rimanete per qualche minuto, un attimo di cambiare alcune attrezzature e torneremo da voi.